no šas pasidjata pasilogi na pjevi di kaza koni čigan se modi ina gumuna di u monte di una gumuna pena particolare in de ugantono posto ki di azola ave un pezzuccio di piadia sa piadia porta abitanti no e ha fatto crescere la popolazione e porta di no risorsi finanziari pa gumuna e ama cerca di sape ko a squadra municipale ad unita qui in meria da retame come usa concia giusto appunto o sviluppo di sa comuna tra piadia e montagna qui in paese. E in casa comuna le eletti o consigli municipali sono già affaccendati, si trovano un documento essenziale allo sviluppo dei comuni o piano locale d'urbanismo. In un monte, dopo 2 anni di elaborazione, non è ancora votato, dovrà essere fatta da qui a poco, pur se la comuna deve fare parecchie difficoltà. Il y a plusieurs difficultés, c'est vrai. Donc, bon, la principale, c'est le respect du PADUC et des ESA, surtout quand on veut changer la destination des ESA en passant en terrain constructible, sachant que dans la commune de Monte, les ESA qui seront transformés ne sont pas des ESA exploités, c'est des terrains presque à l'abandon. Le deuxième volet où nous insistons énormément, c'est sur la préservation de l'architecture dans nos hameaux de village. Donc nous travaillons bien sûr sur le développement de la plaine, un développement harmonieux où nous pourrons avoir des architectures et des couleurs sensiblement les mêmes, mais surtout préserver ce qui a été fait dans les hameaux de montagne, par là favoriser aussi l'intégration des nouvelles personnes qui arriveront, qui apporteront aussi leur pierre à la rénovation des bâtiments existants, tout en préservant leur cachet historique. Con lo sviluppo continuo di Apiadia, Monte può arrivare a Franca in Furia ai 1000 abitanti. In paese sono 100 i barzoni accampati tutto l'anno. Qui c'è una scuola e un commercio aperto tutti i giorni, d'estate come d'inverno, segno di vitalità di 5 baisoli a comuna. Eppure, a Santiago Meri, manca un dettaglio da migliorare le condizioni di vita in paese. Noi venivamo a Verla, di comune a Monte, di questa parte avete a Bente, di comune a Bente a Quadil. Una strada era stata prevista dopo la guerra e cada strada non è mai stata fatta. Avevo un monte di un paese di oso. Quando avevo un'idea qui, mi ero già fatto una sobledoria, ho detto, io sono a Monte e io mi arrete. Se siete di oso qui, non potete più bugiare. Quindi avete una strada aperta a Borta, che sarebbe a 10 minuti in vittura e bisogna un'ora e mezzo per gli 11. C'è gente che sono professori in paese, che sono professori in corti. Se era aperta la strada, non c'è una barchetta in un quartiere. Allora, c'è sa fare con il resto del cantone, c'è di no. A Piadia, ai monti, monti di Azola Comuna, di Sapievi di Gaza, con Iave, un pezzo di Piadia. Allora, di un pezzuccio, ma un pezzuccio che conta, soprattutto per i vinanzi a Comuna. Noi, il paese, a 14 km di Piadia. Vere di qui c'è Usantonio, insieme a 700 metri. Ma a monte, se lo si può permettere, di mantenere le diese, cioè 7 diese, di avere una scuola, di perché che c'è una fiscalità, la fiscalità è bene di Abiaglia. Non siamo mica Luciano, Biscuado o Borgo, ma quando avete 700-800 persone in piedi, c'è una fiscalità, c'è anche un paese, ma se non abbiamo un paese, saremmo come tutti gli altri paesi. Voilà. Ci vogliamo permettere certi affari, perché c'è comunque una potenza fiscale in piedi. La fiscalità di Apiadia dio dunque investisce in paesi come qui in Ugaronio. A Meria si è recuperata l'anziano presbiterio e ne oliva un luogo a vocazione turistica. A Meria on ricompra e a Mava i gite turistiche. Perché qui si muove di Astrabaolina, già sai diassi che sono stati puliti. E come è una comune che è vicino a Bastiglia, vicino a Apiadia. Dunque, arriviamo qui perché bon, è un progetto che costa abbastanza soldi, c'è per più di 500.000 euro. C'è 3 appartamenti e c'è anche le cantine che arrangeremo perché sono belle, ma soprattutto non possiamo mica lasciare così. Dunque, è destabilizzato, ma ora ci va a finire. Con lo sviluppo di Azolenza e Biadia, chi venne a sostenere qui di Iso Baisoli, a rimbattere Usantangelo, un monte, un anco gonfio di Grecia.